Popolo di YouTube, mi so Mustang, versione Padovan. Io ragazzi, rido per non piangere, veramente rido per non piangere. Cioè, l'abbiamo salvata, non dico tanto salvato la faccia, salvato il risultato, perché ragazzi, veramente abbiamo avuto una partita da schifo ancora una volta. Però vabbè, la pareggiamo. Fa schifo, perché hai pareggiato con l'ultima in classifica, con una tua squadra rivale che dovevi battere. Perché comunque la Triestina è una nostra nemica storica. Ma vabbè, lasciamo stare. Finita in parità, ma la bella è come. Matosevic, grazie. Grazie, Matosevic, grazie al portiere della Triestina. Grazie, grazie. Bene che Dellicari era al posto giusto al momento giusto. Grazie, 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 grazie. Dobbiamo veramente ringraziarlo, ragazzi. Facciamo un inchino, inchiniamoci. Grazie, grazie, ti dobbiamo un favore. Un punto importante per non. Cioè, un punto importante è un cazzo, punto importante, è un punto di merda. È un punto importante, che cazzo dico? Ma io non ci sto più capendo niente. Voi dovete sapere, ragazzi, durante la partita ero no incazzato di più. Poi quando abbiamo pareggiato, appunto, mi è scappata una risatina isterica, un po' come in questo video. Però no, ragazzi, non ci siamo, non ci siamo. Ci siamo fatti mettere sotto dall'ultima in classifica, in casa nostra, ancora. Cioè, io non ho parole. E in questo momento non riesco neanche a essere incazzato, perché abbiamo pareggiato in extremis. Quindi mi viene da dire, vabbè, a sto punto me lo porto a casa per come sei messa, va bene? È quella la cosa triste, va bene? Perché sei una messa di merda! Ah, signore, vabbè. Comunque, analizziamo un po' sta partita. Allora, noi in realtà partiamo anche benino, tutto sommato, con una grande occasione per Cannavò, ragazzi, là aveva fatto tutto bene, poi conclude centralmente, palla in calcio d'angolo. Poi dopo da lì è sparito, complice anche un brutto fallo che secondo me gli ha caratterizzato la prestazione, perché ha fatto veramente un brutto fallo, ammonito poi giustamente. E poi però ragazzi, cioè, arriva il loro gol, ma è una roba clamorosa, cioè veramente. Allora, a parte che vorrei dire una cosa prima di parlare del loro gol: Germano ha fatto una gran partita e a me questo fa incazzare, ma non perché ce l'ho con Germano, io in realtà ho grande stima di questo giocatore. E perché l'abbiamo dato via? Grazie Mirabelli, grazie, grazie Pugile, ancora una volta grazie. Tra poco ci faceva anche gol oltretutto. Per fortuna che ha sparato alto, che ha detto no, dai, la mia ex squadra, tiro alto. Per fortuna Mirabelli, per fortuna, perché se segnava il gol del 2-0 venivo a prenderti, ti prendevo qua e poi ti dicevo, dammi un pugno. Veramente, veramente, lasciamo stare, guarda, lasciamo stare. E chiusa sta parentesi, chi c'è al posto di Germano oggi da noi? C'è Belli. Belli che per carità non sta facendo una stagione di merda, però oggi io penso che sia il peggiore in campo dei nostri. Ha fatto dei cross che in realtà erano passaggi al settore ospiti, quando ha giocato, insomma, il primo tempo. E assist per il settore ospiti. Poi ragazzi, nel gol che hanno fatto loro, ma robe da matti, cioè il cross spizzata sul primo palo, sul secondo, e lui... Guardare il cielo, a guardare le stelle, a guardare la nebbia, stava guardando, dato che c'è nebbia in questi giorni, non tanto oggi ma gli scorsi giorni, comunque sempre il cielo un po' coperto. Stava a guardare la nebbia, oppure a fare le pose, no, per non so, ti stavano facendo le foto così, guardare in cielo, come Alex Belli, che cazzo, cioè si è trasformato in Alex Belli, sto qua. Vabbè, vabbè, ragazzi, no comment. Però vabbè, non mi sento neanche di accanirmici troppo poi, perché dopo alla fine, ripeto, è uno dei meno peggio di questa annata disastrosa, perché comunque resta un'annata disastrosa, ragazzi. Io penso, dopo quella dell'ultima Serie B che abbiamo fatto, in cui perdevamo sempre, ogni partita, penso che questa, dopo quella, sia la peggiore, peggio anche di quella del fallimento, ve lo dico. E poi vabbè, vediamo come va a finire, perché chiaramente bisogna finirlo il libro prima di leggerlo. Questo libro bisogna appunto scrivere ancora il finale, però vabbè, andiamo avanti, dai, sta partita. Poi il secondo tempo, ragazzi, è un mortorio, veramente. Presi a pallonate. C'era anche il cronista che ci prendeva per il culo, ragazzi. Cioè, il telecronista rideva, non rideva, no, però diceva cose giuste su di noi, ce l'ha presa per il culo. Anche, cioè, una barzelletta sembravamo. Appunto, hanno sfiorato il gol più volte. Ringraziamo Sant'Antonio ancora una volta, perché ecco, lui è uno dei pochi che
che tiene in piedi questa baracca. Ma ragazzi, com'è che funziona sto Padova? Perché adesso parliamo anche un po' a livello tattico. Come funziona? Allora, abbiamo un portiere buono che para, dei difensori che singolarmente non sono niente di che. Parlo dei centrali. E quindi, quali sono i punti di forza di questo Padova? I punti di forza dovrebbero essere Dezzi, che imposta dal basso. Però cosa fanno le altre squadre? Ti mettono l'uomo su Dezzi, giustamente. Dezzi è annullato. Vasic è bravo in inserimento nelle palle inattive. Lo marchi, basta marcarlo. Vasic sparisce, anche se comunque anche oggi comunque non ha fatto male. E l'altro è Liguori. Liguori cosa fa? Ti dribbla, tu gli metti un raddoppio, è finita. Finito il Padova, ragazzi. Non c'è più niente perché dopo gli altri sono tutti giocatori normali, sottoresa, tipo Bortolussi, ragazzi. Oh, Bortolussi non tocca una palla, non tiene un baon Bortolussi, ragazzi. Cioè, una roba assurda. Anche Coso, Cannavò, a parte quell'azione, non ha fatto niente. Russin, Indra, non si vede mai. Jelenic oggi partitaccia, Crivello inutile. Cioè, non so neanche io, cioè, più come dire. Poi vabbè, parliamo di Mister Torrente prima di finire sto video. Mister Torrente, ragazzi, non si può criticare oggi. Anzi, bravo che hai messo il 4-2-4 alla fine, perché comunque hai iniziato a buttare palloni dentro. Qualcosa succede qualche volta, poi arriva da palla inattiva il gol. Però giusto questa cosa, per me ha fatto bene. Non gli do un bel voto oggi, più di 6, più 6 e mezzo non gli si può dare. Però ha fatto la mossa giusta. Anzi, forse questo pareggio, se dobbiamo trovare dei meriti, forse il merito è proprio dell'allenatore, ragazzi. Guardate un po'. Che in mezzo a sto casino sta provando a fare gruppo, però non è facile, ragazzi. Chiunque farebbe fatica. Sicuramente sta facendo meglio del suo predecessore, ve lo dico, perché il suo predecessore di tattica mi sembra che non capisce niente. Questo mi sembra meglio, però, ragazzi, non si può fare tanto più di così, ve lo dico. Quindi, niente, dai. Troviamo sto punto e pensiamo alla prossima, sperando di non prenderle. Iscrivetevi al canale YouTube se volete mettete mi piace. Sempre Forza Bianco Scudati. Ciao!